Ciao a tutti fanciulli, ciao a tutti. Allora, per rimanere in tema con i miei tre video precedenti, ho rimesso la stessa felpetta, vedete la stessa felpetta, e così almeno viene inquadrato come immagine, no? E poi anche perché è piaciuta tanto al mio amico Carica. Andrea, ti piace la mia maglietta come ha chiamata a striscia pedonale a semaforo? Ma l'ho rimessa, eh? L'avevo messa a lavare, poi per fare il video me la sono andata a riprendere e me la sono rimessa. Allora, faccio questo quarto video, così a conclusione, sperando che magari riesco a farvi capire il perché di questi video e a dove volevo arrivare io. Allora, volevo dimostrare che quello che ho detto nel video, nei video, è vero, nel senso che tutto, più o meno l'80% di ciò che gira in quello che ho sentito in questi ultimi tempi, si arriva alla conclusione che di fondo, di base, c'è l'arrivo ai 1000 iscritti, alla monetizzazione e quant'altro. E ai visual. Perché dico questo? Perché queste, ripeto, sono le mie convinzioni. E non sto facendo di tutto nel buon fascio, poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. Però su quello che volevo dire, su quei tre video, io ho riscontrato che in realtà era quello che pensavo. Il primo video, che è stato messo il 3 marzo, ovvero scopriamo un po' d'Altarini, ha fatto 719 visualizzazioni, adesso che sto facendo il video. Il secondo, quello di like e dislike, ne ha fatti 3,54 ed è stato messo il 6 marzo. E sono senza occhiali perché ho scritto grosso, non è perché sono migliorato la vista. E l'ultimo, quello di vediamo chi ha il coraggio, una cosa del genere, è stato messo il 9 marzo e ne ha fatte 638. Allora, questo che per dire che cosa? Io è più o meno un anno forse che faccio video di camper, lavoretti, viaggetti, poi ho fatto tante live che non le vedete, ma sapete che le faccio vedere, perché dopo un paio di giorni io le metto in privato, quindi le tolgo, anche perché ma chi se va a vedere 5, 6, 7, 8 ore di live. Da quando faccio video, diciamo che le mie visual non è che so io sono un fenomeno, me ne frega niente di quello che so, 100, 200, 300 visual al video, ma questo parlo di un anno, ok? Questi video con una settimana hanno raddoppiato, triplicato, alcuni anche quadruplicato le visual. Questo che sta a dimostrare che siamo tutti un popolo di pettegole. Siamo qua, voi state là, ma ci sto pure io quando non faccio i video, quindi dalla parte vostra, che andiamo a cercare dove si spettegola, dove si sparla, dove si fa, dove si fa dissing, ecco, non mi veniva la parola, scusate, dove si fa il dissing, io parlo male di quello, parlo male di quell'altro, perché quello mi ha detto, quello mi ha fatto, perché come i suoceri, no? Come fanno De Filippi in televisione, come fa Barbara D'Urso, no? Queste cose qua. Perché, come ha detto Frezzolini, sul video suo, Daniele Frezzolini, quando ha parlato del discorso delle visual, che ha fatto quel video un po' più dettagliato di quello che ho detto io, un po' più tecnico, che comunque è vero, il popolo di italiani, parliamo di italiani perché adesso parliamo dell'Italia, è un popolo dei de curiosi, dei de pettegoli, siamo fatti così, la nostra rientra nella nostra natura, che non c'è niente di male, che poi in fondo la possiamo paragonare a un po' di curiosità, quindi la curiosità non fa mai male, no? In tutto, perché comunque ci impara ad apprendere determinate cose. Non sempre è una bella cosa, però diciamo che la curiosità è buona come cosa. E quello che ha fatto meno visto è il discorso dei like e dislike, che preso apposta, cioè i tre titoli e i tre argomenti sono stati presi apposta per dimostrare questo, che like e dislike, sì, può servire, ha fatto qualche visual in più di quelli che ho, diciamo, normalmente, però è un discorso che interessa o non interessa. E infine quello di se avete coraggio, come si intitola, non mi ricordo,
che in 4-5 giorni ha fatto quasi le stesse visual del primo, lo scopriamo gli altarini. Perché? Perché cosa ho, diciamo, dimostrato? Che chi col primo video, chi vuole arrivare a 1000 iscritti e non ci arriva perché quello, perché quell'altro, che arriva a fare di tutto, arriva addirittura a trollare i canali dei propri amici. Se dico questo perché ovviamente l'ho visto in tutti, chiamiamoli gruppi, no? I gruppi di persone che ho frequentato in quest'anno, che sono stati svariati, perché ogni, come posso dire, ogni youtuber che si segue, penso che questo l'avrete visto anche voi, poi diciamo ha la sua rosa di iscritti, di persone che lo seguono, no? Diciamo così, per farvi capire. Però alcuni poi sono gli stessi, ma su tipologie svariate di argomenti che si trattano, ovviamente, che ne so, se Veleno parla di moto, avrà la maggior parte della sua rosa che saranno motociclisti. Io parlo dei camper, per dire, posso avere la rosa dei camperisti. Se chi parla di cucina ci avrà, diciamo, una pace, la sua rosa tra quelli che seguono il discorso di cucina. Ma non è detto che io non posso comunque seguire tutte e tre le rose. Adesso ne abbiamo nominate tre, quindi diciamo tutte e tre le rose. Quindi io, essendo magari, che ne so, tra i camperisti l'unico che va a vedere le cose di cucina, ma sto facendo gli esempi, ovviamente vedo che in queste tre rose comunque le cose che succedono sono sempre le stesse. Sono sempre le stesse, chi c'è il troll, quello il dissing, quelli mille queste cazzate. Ma perché vi dico questo? Perché l'ho dimostrato proprio con questi tre video. Il discorso dei troll, non parlo di haters o troll, io sinceramente la differenza tra i due non lo so. Però c'è il disturbatore, che questo l'unica cosa differente che ho notato è questa, che c'è quello che viene a disturbare nelle live, che sono quelli che vengono là sui live e ti tirano giù due parolacce, due bestemmie, e tu i cancelli, elimini, i bagni, se ne vanno, e è finita. No, quelli sono ragazzini che si vanno a divertire così. Il resto di quelli che vengono sotto ai video, che vengono nei live, che offendono, che insultano, che vedi, non siamo altro che noi, sono quelli invidiosi che non riescono ad arrivare ai 1000 iscritti, quelli che comunque alla fine sono tutti, siamo tutti, perché mi ci metto in mezzo pure io, se no dite che poi io tanto sono come tutti gli altri, vabbè, sono come gli altri, che vogliamo arrivare a questa ambita meta dei 1000 iscritti. Però vedo che Veleno, madonna, è un canale che vedi, pure lui cresce, però sta insieme a me, alla mumma crea un altro nick, perché l'invidia, ragazzi, cazzo quanto è brutta e quanto è cattiva. E quello, allora mi creo il nick, mi faccio il troll, vado lì, allora metto là lo martello, quello poi si esaurisce, magari chiude il canale e quindi magari i suoi iscritti vengono a me perché mi conoscono, o magari, che ne so, c'ho un potenziale concorrente in me. Cioè, i ragionamenti sono questi, e ripeto, queste sono le mie idee, ma quelle che ci ho avuto le conferme con questi tre video. Infatti, dopo ho parlato, scopriamo l'Altarini, mi ha fatto 3-4 volte visualizzazioni, e quelle fasce di solito in un settimana, 10 giorni, io parlo di un anno intero dei miei video, quello che parla like e dislike, sì, ha fatto qualche visual in più, interessa, non interessa, ma ci frega niente. L'ultimo di quello del vediamo se avete il coraggio, io ho invitato a tutti voi di disiscrivermi, di cancellarvi dal mio canale. Qual è stato il risultato? Che giorno per giorno ho sempre iscritti in più, cioè acquisto iscritti. Ogni tanto, beh, apro il computer e mi arriva la notifica, nuovo iscritto, nuovo iscritto, nuovo iscritto, nuovo iscritto. Quindi c'è qualcosa che funziona, ragazzi, c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che o dimo un sacco di cazzate, oppure c'è qualcosa che non funziona su YouTube, perché non si spiega, non si spiega. Quindi la differenza è questa, che ci lamentiamo del dissing, ma lo vogliamo, perché fa visual,
Lo vogliamo. Ho fatto vedere, ho dimostrato adesso. Eccoli qua, eh. Non è vedico e stronzate. 1, 2, 3 sta per il primo, secondo e terzo video che ho messo. Vedete quelle date? Queste sono le visual che io ho fatto adesso che sto registrando il video. Dove si parla di dissing, scopriamo Artarini, no, tutti, no, che è successo? Andiamo a sentire. Quelle like e dislike, ripeto, poca roba. Quello de cancellatevi, perché comunque pure lì ho detto le mie cose. Pure quello, ho acquistato iscritti. Buh, come funziona sta cosa? E quello magari chi vuole non ci arriva ai 1000, comunque gli si cancellano perché. Non lo so perché. Quindi erano tre video provocatori e nello stesso tempo servivano per dimostrare a me stesso che comunque quello che avevo pensato forse era giusto e a quanto pare per me è giusto, è così, poi ripeto un mio pensiero e anche per farvelo vedere a voi, cioè per dimostrare a voi che quello che io vi dico non so cazzate, nel senso quando voi vi lamentate, ma voi, io parlo di voi, parlo di tutto il sistema YouTube, cioè perché non è come mi hanno chiesto, cioè ma tu non fai mai nomi, e non posso fare nomi, perché quello che dico io è riferito a tutto YouTube. Parliamo di YouTube Italia, non voglio andare troppo oltre, perché siamo in Italia, parliamo dell'Italia. Dove vai? Senti sempre di stesse cose. Senti sempre parlare del dissing, del troll, degli iscritti, delle visualizzazioni, sempre quello. Sempre quello. Quindi è una cosa generale, anche se io poi mi sarei potuto, mi sarei riferito sicuramente a qualcuno in particolare che magari volevo che gli arrivasse un determinato tipo di messaggio. Anche in quel caso, comunque, io non faccio il nome o i nomi, non li faccio per un semplice motivo, perché se io ho qualcosa da dire a qualcuno, di certo non lo sto a dire qua in live. Se ho un contatto, alzo il telefono e lo chiamo. Se non ce l'ho, gli manderò una mail, cerco di rimediarlo un contatto, se gli devo dire qualcosa di diretto. Se io lo faccio qui pubblicamente, è perché lo voglio sputtanà, perché magari lo voglio creare quello che com'è il dissing, voglio creare la situazione. Non mi interessa, non mi interessa. Quella persona che ho alzato il telefono e ho detto, e volevo dire, guarda, che è così, così, così e così il mio pensiero, ma in privato non mi è stato possibile, mi è stato negato. Pazienza, non me ne frega, cioè me ne faccio una ragione, non me, io campo uguale, io campo uguale. Poi mi viene detto che comunque sono, scusate, bevo, sono come gli altri. Che tanto pure io voglio arrivare ai 1000 iscritti, voglio arrivare. Non mi interessa, ve lo ripeto. Però vi dico una cosa: che qualora, visto che tanto comunque continuano a scrivere le persone, ma non che mi dispiace, perché evidentemente poi alla fine un qualcosa di come soddisfazione personale ce l'ho, perché evidentemente magari quello che faccio, quello che dico o i video che metto, magari a qualcuno piace, per carità, una soddisfazione personale, non ve lo nego. Come arrivare ai 1000 iscritti? Io non c'ho nulla con chi monetizza, con chi ci arriva, con chi mette donazioni, quello che cazzarola vi pare. Mai avuto nulla in contrario. L'ho sempre detto anche in altri canali. E quindi se lo vogliamo mettere come soddisfazione personale, nel senso cazzarola, ho fatto un percorso, ho fatto un determinato tipo di lavoro, ho perso un determinato tipo di tempo per fare video, per fare quello e fare quell'altro. C'è sta tutto, ragazzi. C'è sta, va bene, la soddisfazione, cazzarola, sono riuscito, vedi, a quello che ho fatto ho dei risultati, no? Però invece vederlo come sta meta risolutiva a tutti i problemi della vita, no. Cioè io non devo mangiare con YouTube come pensate voi. Io lavoro da 26 anni. Cioè voglio dire, io se non marzo la mattina alle 4, alle 5, vado a lavorare la notte, io il piatto sul tavolino non ce lo metto, non è YouTube. YouTube è come potrebbe dire qua la persona, dice vabbè, ma che a fine dell'anno se monetizzi pure che su tutto l'anno ci ha pagato una bolletta al telefono, ti dispiace? No, va benissimo. Una bolletta al telefono che ho pagato di meno, che ho cacciato di meno dai soldi miei che mi guadagno andando a lavorare, e ci sta. Però
Ma non è che se ieri vuoi 1.000 iscritti ho risolto il problema mio e mi licenzio, eh? Cioè, parliamoci chiari, perché poi i guadagni che ci stanno su YouTube, perlomeno ai livelli nostri, dei 1.000-2.000 iscritti, possono essere, non lo so, 20-30 euro almeno, non ho idea, ma non vi pensate che roba che vi fa magnà. Quindi se lo mettiamo sotto al discorso di soddisfazione personale, ok. Ma qui c'è ben altro sotto, non è la soddisfazione personale, eh? È che è un po' mitizzata sta cosa, quindi lasciamo perdere. E quindi se ci arriverò, mai se ci arriverò ai 1.000 iscritti, ma non credo, visto che io vi rinvito per l'ennesima volta, cancellatevi dal mio canale, a me non mi interessa arrivarci. E per quelli che dicono che io sono come tutti gli altri, va bene. Sono come tutti gli altri, ci credete, non me ne può fregare di meno. Ma se arrivo ai 1.000 iscritti, allora dopo se divertimo. Dopo se divertimo, perché dopo vi faccio parlare veramente. Allora dopo lì vi faccio fare io il discorso dei viso, allora dopo mira quello. Allora dopo lì vi metto la monetizzazione, la super chat, il link PayPal, la PostePay, invece metto l'IBAN, invece metto tutto. Invece metto tutto, poi venitemi a dire che sono a cattone. Sì, sono a cattone, sì. Voglio i soldi. E no, il caffè, mi basta il caffè, ma no, non dovevate, quando no, ma perché? No, no, a me datemeli, dopo quando ci metto li voglio, cioè li voglio. Va bene, io non vi dico no, non voglio, no, non dovevi, sì, va bene, vai, vai, ci ho messo apposta, donate, come se non ci fosse un domani, mica mi vergogno io, quindi voglio dire. Vabbè, ragazzi, a me le... Dite sempre le stesse cose, anche se l'ho rifatto e l'ho ripetuto, no, non mi piace. Questo era solo per dimostrarvi che quello che ho detto nei tre video precedenti, un fondo di verità c'è sta, secondo me. Perché ve l'ho dimostrato con le visual, ve l'ho dimostrato con i tre titoli e i tre argomenti che ho inserito, che sono stati provocatori. Ve l'ho forse dimostrato col secondo, terzo, quarto pippottone, perché già sono 17 minuti che sto chiacchierando, ma quando qui si inizia a parlare, poi lo sapete chi segue le live mie de veleno, quando iniziamo a parlare non la finimo più. Per chi riesce arriva fino alla fine, quindi grazie, scusate se vi rompo le palle tutto sto tempo. Spero che questo sia l'ultimo, me lo auguro, perché non ne voglio fare altri su questo genere, perché non è l'impronta del mio canale. Il mio canale è improntato sul camper, sui viaggi, sui lavoretti, poi sì, qualche cosa di diverso che ho fatto, ma non su questi argomenti. Questi erano mirati ad un determinato discorso che si è... E che mi sono trovato davanti nel percorso YouTube, e che comunque ho tenuto, non ho tenuto, ho voluto precisare, e quindi ho voluto puntualizzare determinate cose, ma più per farvi capire il mio punto di vista che altro. Ribadisco sempre, chi intraprende o chi ha intrapreso il percorso di YouTube, cioè quello di aprire un canale, di fare video, vi dico sempre, imparate prima a prendervi il brutto e poi a prendervi il bello, perché a prendere il bello, sei bravo, sei figo, siamo buoni tutti. A prendersi brutto, stronzo, fio della mignota in testa, le faccio qui, faccio quella, è diverso, ok? Quindi se non siete pronti, e ve lo ripeto, se non siete pronti a prendere questo, ad accettare questo, che comunque è un gioco, YouTube è un gioco, è un passatempo, ma se non siete pronti ad accettare questo, lasciate perdere. O non aprite il canale, o se l'avete aperto, chiudetelo, lasciate perdere. Non fa per voi, non fa per voi. Anche se dice, ma non è giusto, ma io voglio, ma perché mi devo rompere i coglioni? È vero, sono d'accordo con voi e non è giusto.
perché ognuno qua è una piattaforma libera, è libero di esprimere e dire quello che vuole. Questo non vuol dire che se io sto pubblico mi devo prendere le parolacce, le cose da, mo dico sempre veleno, nomino veleno che mi deve dire parolacce di dietro, di quello o di quell'altro. È vero, è giustissimo, ma in realtà YouTube è così, come è così il mondo del cinema, della televisione, come il grande attore, no? È famosissimo, però non vuole i paparazzi vanno in giro con il fotografo. E due cose vanno a braccetto, non puoi. Se vuoi la fama, te devi acchiappare pure quello che c'è del brutto della fama. Quello che te parlano dietro, che ti appioppano avanti che non è vero, e le cazzate che non sono vere, te devi piare. Stai zitto, se no attore non lo fai. Se no, via, pazza a patera, che forse è meglio. Vuoi fare attore, vuoi essere bello, vuoi essere figo, vuoi essere famoso, te devi pure il rovescio della medaglia. E lo stesso vale per YouTube. Quindi, se sei pronto a questo, apri un canale, mettete davanti a sta cazzo di telecamera e fa quello che ti pare. Questa è la cosa che ho capito dall'inizio. Ecco perché a me non me ne può fregare di meno di tutto quello che viene scritto e tutto quello che viene detto. A me mi possono bombardare pure 200 volte al secondo e 200 volte al minuto. Non me ne può fregare di meno. Fino a che posso, rispondo sempre anche ai commenti quelli che mi offendono senza scendere ai loro livelli, perché non sono mai sceso ai loro livelli, perché dopo se io comincio a offendere come fanno loro scendo ai loro livelli, è ovvio, ma siccome io non ci sto a quei livelli, io ho sempre risposto nei limiti del possibile. Certo, non tutto mi arriva, perché poi sapete YouTube non tanti tanti commenti mi devo andare a prendere sulla community perché non mi arrivano le notifiche, quindi sulla community vedi sui commenti tutti quelli che ci stanno, lì credo che ci siano tutti. Ogni tanto rispondo da lì, tanti rispondo dalle notifiche. Fino a che posso che gli faccio rispondere, rispondo pure a quelli. Non faccio come tanti che cancello. Cancello, non mi frega niente, lascio là io li lascio là. A meno che non sono veramente volgari, di una volgarità allucinante, ma non mi è mai capitato, devo essere sincero, non mi è mai capitato di quelli veramente volgari, ma non per me. Non per me, perché comunque sui canali potrebbero comunque venire anche ragazzi, persone minorenni, potrebbero girare chiunque, e comunque anche gli adulti non è bello vedere magari determinate volgarità che sinceramente danno fastidio anche a me. Va bene, dopo sti 20 minuti, vi ringrazio per la pazienza se ce l'avete avuta arrivare fino adesso, vi ringrazio lo stesso anche se non ci siete arrivati. Basta solo pure se ci scrivete ciao o non ci scrivete niente, comunque vi ringrazio lo stesso anche se solo avete aperto il video e spero con questo di concludere sto discorso, di essermi spiegato nei dettagli un po' di più, insomma, se vi ho fatto capire il perché dei miei 3 video precedenti. Spero che non ne farò più perché sinceramente a me fa sto tipo di video non mi piace, non me ne può fregare di meno, però ci tenevo a farli per quegli argomenti e quelle motivazioni che ho detto prima. Vi auguro una buona serata, un bacione a tutti, un bacione ai vostri figli, chi ne ha, ai vostri carezzini, ai vostri animali, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!